Amici delle ruote grasse, siamo a Padova, siamo a Expo Bici 2013 per scoprire tutte le novità che il mercato delle due ruote ha da offrire. Mirko, sei il team manager di una squadra molto giovane e qui a fianco a te c'è una bicicletta che probabilmente è molto divertente, soprattutto per i giovani. Siamo al fianco di una full, di una biammortizzata sempre della Xevo da 27,5. È una bici, nonostante l'impressione molto grossolana del telaio, che personalmente piace molto, è una bici che non, pur essendo biammortizzata, è leggera, arriva intorno ai 9,5 kg. Quest'anno, con l'esperienza avuta alla Cape Epic, sono sicuro che è la scelta migliore. Il prossimo anno ci presenteremo a questa grande manifestazione in Sudafrica con la 27,5 biammortizzata. Quest'anno ci siamo trovati là con una 27,5 front, ma abbiamo avuto grosse difficoltà. Non per la bicicletta, ma proprio per il tipo di terreno. È un terreno molto sconnesso, con molte gobbe, diciamo, che si creano su questi lunghi rettilinei pianeggianti, e abbiamo notato che gente di esperienza avevano tutti la full, e appunto il prossimo anno ci vedrete all'opera anche con questo mezzo. Sempre il team Axevo, con Mirko Celestino, ne approfittiamo della tua presenza qua per commentare questo nuovo prodotto di Axevo. Abbiamo già visto la 27,5, e ci puoi un po' illustrare oggi invece quello che è la 29 dell'X-Pro? Sì, quest'anno, come abbiamo potuto vedere durante tutta la stagione, il nostro team è stato improntato su bicicletta da 27,5. È uscita questa nuova bici da 29, che è la gemella della 27,5, però trasformata appunto per una 29, la X-Pro 29, telaio totalmente in carbonio, costruito in Italia, perciò è made in Italy, e molto leggera, 7,3 kg di bicicletta. Qui abbiamo montato una forcella rigida, e pezzi tutti all'avanguardia, dall'X1, ruote tune, non manca proprio niente a questa bicicletta. Come ho detto, il peso è molto leggero, e il prossimo anno probabilmente in qualche gara il team Avion Axevo lo vedrete montare su queste biciclette. Quindi un tester d'eccezione come Mirko Celestino la proverà sui campi di gara? Sì, è stata studiata sia in laboratorio insieme a tutta l'equipe Axevo. Proveremo ancora meglio finita la stagione, che adesso abbiamo ancora pochi appuntamenti, dopodiché ci dedicheremo anche alla messa a punto per la stagione 2014 su questa X-Pro 29. Un consiglio da un campione per la scelta della bici: meglio la 27,5 o la 29, e su quali terreni particolarmente è più adatta l'una e l'altra? Allora, io fino adesso ho puntato molto sulla 27,5. Però con questa soluzione, con questa bicicletta appunto progettata nei minimi particolari, questa 29 mi piace davvero tanto, e probabilmente il prossimo anno la useremo. È una bicicletta molto leggera, adesso la vediamo montata con una forcella rigida, ma sicuramente l'ideale per i percorsi più sconnessi. È più impostata sui percorsi anche molto lineari, nel senso veloci, dove bisogna spingere grossi rapporti, perciò uno stradista come me si può trovare sicuramente più agevolato. La proveremo sui percorsi anche in particolar modo in Liguria, dove sono molto tecnici e molto pietrosi, e sono sicuro che si comporterà nei migliori dei modi.